Noi andiamo, se la regia me lo conferma, da Danilo Toninelli, sì, del Movimento 5 Stelle, che è nostro ospite. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, lei si trova, credo, ancora alla sede della stampa estera, lì dove oggi il Movimento 5 Stelle ha illustrato, se la conferenza è finita, le ragioni del no appunto alla stampa estera. Come lo avete spiegato ai giornalisti e ai corrispondenti che stanno in Italia? Ma nella stessa maniera in cui stiamo cercando di spiegarle ai cittadini italiani, cioè di non limitarsi agli slogan del Presidente del Consiglio e al titolo che c'è. Che si troverà sulla scheda elettorale il 4 di dicembre. Lei saprà perfettamente che abbiamo fatto anche un ricorso al TAR e Eh sappiamo sì, oggi altrettanto perfettamente proprio che se i cittadini italiani e la stampa estera si limiteranno a leggere il titolo, ci sarà un grosso problema perché con tutta probabilità i cittadini italiani voteranno, sia anche i cittadini italiani all'estero, e la stampa estera dirà che è una bella riforma. Noi abbiamo spiegato nel merito che non c'è il superamento del bicameralismo paritario, che non è vero che si aboliscono le province, che non è vero che si risparmiano i costi delle istituzioni. Anzi, lo Stato sarà caotico perché ci saranno 10 modi per fare le leggi e sarà meno efficiente, sarà meno efficace l'azione dello Stato perché ci sarà una grossa conflittualità. Quindi noi abbiamo detto alla stampa estera di darci una mano, di non limitarsi ai titoli, di leggere la riforma e di andare a spiegarla ai tanti milioni di cittadini italiani che vivono e lavorano all'estero affinché vadano a votare come cittadini italiani residenti in Italia con consapevolezza. E siamo convinti che quando si conosceranno i veri contenuti di questa riforma, tutti gli italiani con un grande sorriso si metteranno in fila a votare no a questa pessima revisione costituzionale. Che cosa vi aspettate dal Tribunale amministrativo del Lazio che appunto oggi si è riunito proprio per decidere sul ricorso che avete presentato? Noi Insieme alla vogliamo sinistra vincere italiana. questo ricorso. Prima di tutto però le dico che vogliamo sfatare il mito che il Movimento 5 Stelle non abbia fatto nulla in Parlamento affinché il titolo della legge che i cittadini troveranno sulla scheda elettorale non venisse cambiato. Noi abbiamo fatto fior di emendamenti al posto di superamento del bicameralismo paritario, abolizione dell'elezione da parte dei cittadini e dei nuovi senatori. Ce li hanno bocciati tutti. L'unica azione era quella di attendere l'ordinanza che convocava il referendum al 4 dicembre e impugnarla. La nostra l'azione tra l'altro è talmente concreta che l'ha fatta una simile anche un ex presidente, in questo caso il professor Onida, della Corte Costituzionale. Noi vogliamo vincere per fare informazione, non per fare chiasso, perché se sulla scheda ci sarà scritto effettivamente il significato e i contenuti di questa riforma, tutti i cittadini onesti, italiani onesti, liberi, indipendenti dal sistema di potere andranno tranquillamente a votare no. Senta, se vince il no, che cosa succede? Cioè, Renzi, che cosa deve fare se vince il no? Se vince non. Ma guardi, Renzi ci interessa molto poco, le dico la verità. Prenderà, io spero che Il Presidente del Consiglio, però. mantenga la promessa di andarsene e lo faccia velocemente. Poi dipenderà dal Presidente della Repubblica se sciogliere o meno le Camere e in che tempi. Oggi però quello che conta è mettere in sicurezza la Costituzione e la democrazia. C'è un tentativo di accentramento del potere nelle mani di pochi. Questi pochi sono il Presidente del Consiglio, chi gli sta attorno e chi lo finanzia. E noi sappiamo, perché noi abbiamo studiato la storia, che quando si riducono gli spazi di democrazia, si approvano le leggi Fornero, si approvano i pareggi di bilancio, si approvano i Jobs Act, si approvano la buona scuola, tutte norme, tutte leggi che non vanno a favore della collettività, ma vanno a favore di questo sistema di potere che è l'unico sponsor della riforma. Senta, le voglio fare un'ultimissima domanda, la pregherei di essere sintetico nella Certo. risposta. C'è chi ancora insiste sulle frizioni all'interno del Movimento 5 Stelle, in particolare ci sarebbero dei malumori nei confronti di Luigi Di Maio che si comporterebbe, come dire, da Premier in pectore. Ma chi scrive queste cose evidentemente non sa, non ha altro da fare, non sa cosa fare e vuole semplicemente creare zizzania. Il Movimento 5 Stelle, mi creda, sta lavorando per permettere ai cittadini di mantenere una Costituzione ed una democrazia che li tuteli. Quello di cui parlano invece questi giornalisti che probabilmente dovrebbero tornare a fare informazione è semplicemente fumo negli occhi agli italiani per distogliere dalle cose veramente importanti. Io difendo però la categoria, quando ci sono dei virgolettati si presume che almeno qualche parola sia volata, diciamo, in questo caso da Roberto Fico, poi ovviamente Fico è libero di smentire e così ha fatto. Ma potrebbe. Grazie, grazie a Adriano Toninelli Ma del noi. Movimento 5 Stelle, Grazie, dobbiamo grazie. chiudere.
Grazie, a presto.